Magnetismo. L'elettromagnetismo, quello conosciuto almeno, quello che attualmente si sta studiando, si divide in tre grosse branche, che sono le radiazioni cosmotelluriche, le radiazioni telluriche e le radiazioni artificiali, meglio conosciute come elettrosmog. La geobiologia è la scienza che studia gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche. Allora, adesso possiamo parlare di radiazioni cosmotelluriche. Le radiazioni cosmotelluriche, quelle più conosciute e più influenti a livello terrestre, cioè sulle abitazioni dove viviamo, sono il cosiddetto nodo di Kerry o rete di Kerry, che è una rete di 3,30 m per 3,30 m a forma romboidale, emana radiazioni elettromagnetiche che scendono dall'alto verso il basso, essendo cosmotelluriche. Vanno a interagire e influire con la rete di Hartmann, che è una rete prettamente tellurica che sale dal basso verso l'alto. Un'altra influenza elettromagnetica è data attualmente dal Geomagnetic Storm, dicono gli americani, cioè le tempeste elettromagnetiche. E fino a 10 anni fa le tempeste elettromagnetiche si potevano riassumere in una tempesta all'anno. Gli ultimi 5 anni siamo arrivati a tempeste di una al mese. Allo stato attuale, come possiamo vedere dai grafici che abbiamo fatto qui sotto, siamo nell'ordine di una tempesta alla settimana. Adesso possiamo parlare di radiazioni e no, possiamo assumere ancora che viene spesso dimenticata che c'è anche la risonanza di Schumann che va a influire sulla ionizzazione interna delle abitazioni in cui noi viviamo. Le radiazioni prettamente telluriche sono quelle conosciute come nodi di Hartmann, le faglie e le falde. Le faglie sono piccole rotture, micro rotture della crosta terrestre che vengono in superficie e sono continue. Queste, salendo in superficie, portano su raggi gamma, anche queste, serpentinite, gas radon. Queste sono le tre influenze principali che noi conosciamo e che si vanno a sommare a quelle precedenti. La vena, o cosiddetta corso d'acqua o falda, sfregando, come si può dire, non è giusta la parola adesso, grattando contro le rocce, provoca questo sfregolio che produce elettricità e che sale verso l'alto e viene amplificata da tutti i minerali che trova nel suo corso. La rete di Hartmann a sua volta assume tutto questo elettromagnetismo che sale e va anche questo influenzare l'elettromagnetismo complessivo. E non dimentichiamo che la rete di Hartmann, i nodi della rete di Hartmann sono considerati anche nodi cancro cosiddetti. E Hartmann fece un esperimento parecchi anni fa con 24.000 topolini, ne mise 12.000 all'interno dei nodi e 12.000 all'interno della zona neutra. Li iniettò su tutte delle cellule tumorali. Dopo 40 giorni tutti i topi erano ammalati e i 12.000 all'interno del nodo sono morti tutti. Degli altri ne sono morti successivamente nei mesi ad andare, e ne sono morti solo 4.000, 8.000 sono vissuti. Questo mi pare già significativo dell'influenza dell'elettromagnetismo dei nodi di Hartmann. Adesso possiamo parlare delle radiazioni artificiali così conosciute come elettrosmog. Molto spesso si confonde e si intende per elettromagnetismo e elettrosmog e va considerato che l'elettromagnetismo è formato da molte componenti. Una di queste, e una delle più pericolose, negli ultimi 50 anni è quella che è stata sviluppata dall'uomo. E cosa sono? Queste emissioni sono linee ad alta tensione, ve lo leggo come più facile, linee telefoniche, onde radio, onde militari, telefoni cellulari, tutto ciò che concerne gli elettrodomestici contenuti nelle case. Le paraboliche, i maxi frigo che adesso si usano, la costruzione stessa della casa, cioè tutte le reti metalliche che sono all'interno di una casa, contribuiscono ad influenzare il valore di elettromagnetismo complessivo. Se noi possiamo per un momento pensare a come è fatta un'abitazione fatta di tante componenti, noi troviamo che per esempio che stiamo in salotto e abbiamo la televisione produce elettromagnetismo che si assomma a tutto il resto. Siamo seduti su delle falde e delle faglie sopra casa, e lì ancora elettromagnetismo. Siamo seduti sopra i nodi CAM, sono nodi che non sono conosciuti solo agli addetti del settore, non sono molto riconosciuti dalla comunità scientifica, però ci sono. Che cos'è un nodo CAM? Un nodo CAM è l'incrocio tra l'impianto idrico della casa, sia esso impianto di riscaldamento, acqua fredda, acqua calda, e l'impianto elettrico. Questo incrocio provoca sì un'influenza
un'emissione negativa di onde elettromagnetiche che è trascurata ma è molto influente. Se voi potete pensare in un momento che io potrei abitare al settimo piano di un palazzo, al decimo, non ha importanza, e ricevermi la moltiplicazione o la sommatoria di tutti i nodi CAM delle altre abitazioni. Il cellulare è una delle cose più subdole, perché molte volte si pensa che sia solo il cellulare che ci possa dare fastidio e ci dimentichiamo qual è l'elettrosmog complessivo, quello che vi ho appena spiegato così per sommi capi.